Ciao e benvenuto nel mio Reiki. Okay, sai perché oggi ho iniziato con questo suono bellissimo di campana? Perché è la traduzione di Anahata, cioè sarebbe il nostro quarto chakra, è suono infinito, il chakra del cuore, suono infinito. Quindi mi sembrava giusto e doveroso iniziare così con un suono delle campane tibetane. Tra l'altro le campane tibetane come concetto base sono state proprio ideate per lavorare in relazione con quello che è il cuore. Parliamo di questo chakra brevemente e poi oggi ti farò vedere due piccole meditazioni molto, molto simpatiche, anche un po' attive di movimento. Innanzitutto ho trovato una bella maglietta verde, bella, insomma, a me piace, diciamo così, e quindi dico dai, oggi la mettiamo. E abbiamo allora la nota, molto importante, un suono, nota, che è il nostro fa, e poi abbiamo yam, che invece se vuoi creare una vibrazione col tuo quarto chakra, dovrai ripetere yam e poi ti farò vedere come. E naturalmente abbineremo a tutto questo quarto chakra, abbineremo tutte quelle pietre di colore verde. E metteremo anche per esempio il quarzo rosa. Il quarzo rosa ha una vibrazione, ha un range, diciamo, vibrazionale di colore che comunque si associa alla vibrazione del cuore. Tra l'altro molto interessante, sono fatti studi a livello energetico con apparecchiature speciali dove hanno visto che la vibrazione, perché ogni chakra ha una vibrazione, che la vibrazione più forte che abbiamo nei nostri chakra è quella legata al cuore, cioè ha un'espansione maggiore rispetto a tutti gli altri chakra. E già questa la dice lunga su questo chakra. E la parola, anche l'altro mantra, oltre agli yam, è io amo, e questo penso che era abbastanza intuitivo. Io amo, quindi è un po' è il mantra da ripetersi in questi 3 giorni sul lavoro del nostro quarto chakra. Allora abbiamo detto che verde, io amo. Yam, sempre che puoi ripeterlo, che entra in vibrazione. Abbiamo detto che lavora con tutte le pietre verdi, anche per esempio con la venturina, col quarzo rosa. E il quarto chakra, quello che ti voglio dire oggi, è un ponte di collegamento tra, potremmo chiamarle così, anche se non è corretto, però tra le energie superiori, che vedremo nel proseguo di questi 21 giorni, e con i chakra inferiori che abbiamo già visto. Quindi è un ponte, è come una centralina di smistamento, quindi riceve dall'alto, riceve dal basso e smista, elabora, lavora e poi ricompone e crea equilibrio nel nostro corpo. Ed è una cosa interessante, no? Questo ponte, per quello si dice anche l'importanza del chakra del cuore. Abbiamo detto ieri in un altro video, sono tutti importanti i chakra, però comunque il cuore ti puoi immaginare che già essendo un chakra che vibra più degli altri, già essendo un chakra di smistamento, essendo un chakra di collegamento, rimane comunque molto importante. Oggi allora abbiamo detto facevamo due meditazioni. Guarda, una più che farla te la faccio vedere. È un CD, lo avvicino così puoi prendere nota, metti pausa e vedi. Praticamente qui dentro è un CD che dura 35 minuti e praticamente per ogni chakra, i 7 chakra, ci sono 5 minuti di musica. Tu dovrai semplicemente ballare ad occhi chiusi, magari con amici, non so, invita qualcuno. Io quando lo facevamo con mio amico Francesco, addirittura avevamo iniziato a prendere delle sale in affitto, no? Quindi avevamo creato un bellissimo impianto, cioè mio amico Francesco aveva creato un bellissimo impianto stereo e poi mettevamo su questa musica, si abbassavano le luci e per 35 minuti ballavi come volevi al ritmo di questa musica. E poi cosa succede? Beh, cosa succede? Succede che ogni musica è calibrata per ogni tuo chakra, quindi ogni 5 minuti lavorerai su un chakra e darai anche non solo energeticamente, ma darai anche fisicamente l'input a riequilibrare tutti i tuoi 7 primi chakra principali. E
E poi semplicemente finita la musica ti sdrai per terra ancora 5-10 minuti e accogli in te tutte queste nuove energie, questa forza, questa potenza. L'altra meditazione invece che ti voglio far fare subito ed è molto semplice, è un po' particolare anche questa, può sembrare strana, magari a volte ridicola, però provala, poi lasciami un commento e così da poterne discutere. Allora, il quarto chakra è collegato alla ghiandola del timo, che nel nostro fisico si trova più o meno in questa zona. In questa zona sono due punti, scusa, che picchiettandoli vanno a stimolare la ghiandola del timo. E quindi cosa facciamo? Semplicemente prendendo il mantra o io amo, o prendendo il mantra yam, a me piace molto yam perché fa un tipo di vibrazione speciale, andremo a picchiettare la nostra ghiandola del timo ripetendo il mantra. E come ti ho spiegato negli altri video, inspiri, poi quando espiri, pronunci la parola ya e poi alla fine chiudi con la lingua sul palato ripetendo la M che serve per sentire poi tutta la vibrazione nella tua testa. Ok, proviamo quindi, dai, ti faccio vedere, è molto più semplice fare che spiegare. Quindi inspiri, picchi e rilasci. Certo, fa un po' ridere perché la voce è un po' strana, però se non puoi farlo così come ho fatto io ad alta voce, tranquilla, tranquillo, mettiti in un luogo appartato e puoi farlo anche in silenzio, ecco questo, puoi fare. E poi chiudi con la M. E non ti ha sentito nessuno, e tu però ugualmente hai fatto il tuo lavoro. Quindi oggi, perché il chakra del cuore c'è tanto da dire, ma oggi ti lascio così, prova, sperimenta. A me piace molto questo, eh. Anche più dire io amo, io amo, io amo, io amo, io amo, io amo, io amo. Vedi, come una cantilena, io amo, io amo, io amo, io amo. E naturalmente dovrai metterci un po' di impegno, almeno i 5 minuti al giorno che ti chiedo da quando abbiamo iniziato questo percorso. È tutto, se ti piace un bel like, se pensi che possa essere utile, condividi questo video. E se non sai cos'è il Reiki, beh, allora ho fatto un sito, il mio reiki.com. Vallo a visitare e scrivimi cosa ne pensi. E al prossimo video, a domani!